Voi non avete indovinato il nulla. Ho indovinato io due, sei. Ho detto 6 e 7, l'ho detto io, aspettate. Però lui ha detto 5. Subito dopo l'anno. Ah, sì. Però lo sta ospitando, quindi un tartufo. Se per settembre si parte, il tartufo c'è. Bene. Scavando si trova. Arrivano insieme. Scavando se non c'è qui lo fanno venire dall'Istria. No, dicevo però è importante, ripeto, che in questo momento siamo tutti concentrati, i problemi ci sono, sono stati problemi, evidentemente questa interruzione non si giustificava, però l'importante è questa volta di tutti di aver trovato una soluzione, sicuramente la riteniamo e spero conveniate tutti. Qualcuno potrà essere anche, come dire, legato alla vecchia soluzione dell'Istria, però mi sembra di poter dire che c'è un risparmio significativo, c'è anche un'opera infrastrutturale a minor impatto ambientale, perché è chiaro che scavare e tutto quello che comporta, diciamo, è una soluzione più complicata. Ci soddisfa particolarmente, perché dire che questo addirittura in materia di indirizzo politico di questo governo, evitare la soluzione compromissoria, se mi concedete anche un po' ricattatoria, che è stata realizzata sin qui, mi realizzi un pezzo di infrastruttura, ti concedo una concessione ben consistente, una proroga ben consistente della concessione. Quello è un meccanismo che ha funzionato per tanti anni, con questo governo non funziona, non funziona perché sembra indolore. In realtà riteniamo che siano state sperperate, ve lo dico con la massima responsabilità con cui può parlare uno che ha fatto prima di diventare Presidente del Consiglio l'Avvocato, sa quindi dare importanza alle parole, ritengo che quello sia stato un sistema che abbia sperperato tante risorse pubbliche, perché sembrava indolore, ma in realtà dietro quel meccanismo di proroga delle concessioni sono stati lasciati sul tavolo dei concessionari, non sto dicendo nomi e cognomi, ma in generale stiamo parlando di concessioni che non riguardano solo autostrade, ma tanti beni demaniali, tanti beni pubblici, hanno lasciato sul tavolo quei meccanismi, tanti soldi, soldi dei cittadini. Questo sistema invece che stiamo realizzando, concessione per concessione, lavori per lavori, infrastrutture per infrastrutture, a noi sembra sicuramente offrire più garanzie di controllo della spesa pubblica, più garanzie di poter intervenire in modo oculato nella gestione di questi contratti pubblici. Va bene? Grazie cortesemente. Vi ringraziamo per buon lavoro, però adesso continuiamo a lavorare. Grazie.